Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video vediamo come sfruttare una caratteristica di Hub Panel Viewer, software utilizzato per la gestione delle dashboard su tablet, per identificare quando il tablet è utilizzato da qualcuno e quindi interrompere il cambio automatico delle pagine, che abbiamo implementato nel video precedente, sfruttando una nuova funzionalità di OpenHub 4.1. In Hub Panel Viewer, che è il software che uso per visualizzare sul tablet l'interfaccia grafica di OpenHub, ho visto che è possibile gestire un item per sapere se il tablet è utilizzato da un utente o meno. È un item di tipo contatto che viene aperto o chiuso in funzione del fatto che il tablet è utilizzato o meno per un tot di secondi. È una sorta di timeout che mi chiude il contatto nel momento in cui il tablet non è utilizzato per un tot di secondi. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è creare un item di tipo contatto. Quindi andiamo sull'interfaccia, andiamo ad aggiungere l'item, lo chiamiamo PT Cucina Hub Panel Usage e la label utilizzo Hub Panel Cucina. Il tipo deve essere tipo contatto, la categoria possiamo mettere switch, anche se forse non è la migliore per il contatto. Vediamo se c'è contact. Ah sì, aperto o chiuso, questo sta per le finestre, le porte degli antifurti, ma non importa, a noi serve giusto vedere se effettivamente cambia di stato. Come classe semantica possiamo utilizzare point status e la property presence. Lo aggiungiamo sempre nell'equipment dell'hub panel, pannello di controllo, e siamo a posto. Qui abbiamo il nostro contatto. Adesso quello che devo fare è andare a configurare hub panel viewer in modo tale che mi gestisca questo item nel momento in cui c'è o meno interazione sul pannello. Per farlo bisogna andare semplicemente nel menu di Hub Panel Viewer, nelle preferenze, selezionare Value Reporting e poi andare a scegliere Usage e aggiungere l'item. Una volta fatta questa operazione, il nostro contatto dovrebbe iniziare a funzionare. Quindi io vado sulla pagina del pannello di controllo. Al momento è aperto, vuol dire che praticamente non c'è nessuno che sta utilizzando il tablet. Io in questo preciso momento sto schiacciando sul tablet qualcosa e vedete che è andato in chiuso. Adesso, dopo il timeout impostato su Hub Panel Viewer, che è 10 secondi, dovrebbe andare in aperto in automatico. Io in questo modo, utilizzando questo item, sono in grado di capire se c'è qualcuno che nei 10 secondi sta usando il tablet. Ovviamente il timeout 10 secondi si può un po' ampliare perché forse 10 secondi è troppo riduttivo, però l'ho fatto giusto per vedere che funzionasse. Io lo porterei a 1 minuto e poi modificherei la rule che gestisce il cambio pagina per far sì che faccia effettivamente il cambio pagina solo se questo contatto è aperto. Andiamo quindi a modificare la rule di conseguenza. Quindi, torniamo qua sulla nostra rule. Intanto ho portato a 60 secondi il cambio pagina perché i 10 secondi che usavamo nei test erano troppo brevi. Quindi dobbiamo semplicemente dire che il codice della rule viene eseguito solo quando quel contatto è aperto. Quindi io posso fare un if, il nome del contatto, punto state, è uguale a open, che è una costante, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. In questo modo tutto questo dovrebbe funzionare solo se appunto il contatto è aperto. Quindi nel momento in cui qualcuno usa il tablet, il contatto si chiude e non viene fatto il cambio pagina. Possiamo verificarlo tramite i log, infatti la parte di cambio pagina ha una riga di log che possiamo intercettare.
Quindi adesso apriamo la pagina di Logtail e controlliamo quando viene scritta questa riga di log. Magari riporto a 20 secondi il cambio pagina, mentre il timeout dell'interfaccia grafica, quindi del contatto, è di 10 secondi, quindi vediamo cosa succede. Eccoci su Frontail, quindi per vedere il log di OpenHub. Magari filtriamo solo sul log che si chiama UI Command Rules, che è quello che ci interessa. Ok, vediamo che al momento a 37:20, 37:40 vengono fatti i cambi pagina, perché io non sto comunque toccando il tablet. Potremmo anche aggiungere una riga di log nel caso in cui viene skippato il salto pagina, così è un po' più chiaro. Quindi torno sulla mia rule, qui nell'else aggiungo una riga di log. Dove scrivo skippo cambio pagina, così ce ne accorgiamo un po' più facilmente. Salvo la rule e torno sul tail. Adesso aspettiamo che venga una nuova pagina. Io continuo a non toccare il tablet. Ok, adesso tocco il tablet. Il contatto si dovrebbe essere chiuso. Continuo a toccarlo perché sennò i 10 secondi scadono. Vediamo che adesso skippa la pagina. Eccolo qua. Adesso non tocco più il tablet e dovrebbe tornare a cambiare le pagine. Perfetto, funziona. A questo punto basta giocare sui tempi di timeout e di cambio pagina per ottenere una configurazione un po' più curva di quella che sto usando io adesso qua per i test.